Bene, proviamo a fare qualche esercizio usando la orientazione universale. Riassumo quello che avrete dovuto aver colto dal PDF e dalle presentazioni delle lezioni che non vi ho visto, quindi introduttive, e la legge sulla forza di gravitazione universale significa che riguarda tutti i corpi dell'intero universo. È espressa nella seguente forma: se ho due oggetti puntiformi di massa m1 il primo, m2 il secondo, a distanza r l'uno dall'altro, questi due corpi si attraggono sempre, qualunque sia la massa, con una forza che è data da una costante C grande, che si chiama costante di gravitazione universale, per un attimo vediamo quanto vale, per il prodotto delle due masse diviso il quadrato della distanza che separa i due corpi. Questa è l'intensità della forza. La forza è un vettore, quindi ha non solo un'intensità ma una direzione e un verso. È diretta lungo la retta congiungente i due corpi, è una forza attrattiva, quindi se prendo per esempio il versore, ricordate cosa significa questo simbolo? Questo è il versore, cioè un vettore di lunghezza unitaria che serve a dare la direzione e il verso lungo il quale sta la forza. Okay? Quindi diretta lungo la congiungente M1 e M2, quindi la forza è parallela a questo vettore, ed è una forza attrattiva, per esempio questo è un meno. Questo segno meno sta a indicare il fatto che la forza tende sempre a ridurre la distanza tra gli oggetti. Qual è la cosa che non è chiaro? Sì, questo è R quadro, questo è il vettore, il versore. Okay? Questo è un vettore che dà la direzione della forza. D'accordo? G serve a mettere d'accordo l'unità di misura. M in chilogrammi, R in metri, F in newton, G vale 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metri al quadrato diviso chilogrammi alla seconda. Questo valore è stato ottenuto utilizzando la bilancia di torsione di Cavendish, che 100 anni dopo che la forza è stata proposta. La legge di Newton, quando lui la proposta, era questa. Mancava la G, Newton non conosceva G. Però anche solo con questa proprietà è riuscito a fare parecchi. Ok? Siamo? Quindi, quella conosce per il versore, oppure... Questo, per questo, per questo. D'accordo? Attenzione, questa si applica a corpi puntiformi. Ok? Se i corpi sono estesi, cioè se non posso trascurare la loro dimensione, vale questa proprietà. Se il corpo è omogeneo, cioè se ha la stessa densità dappertutto, la forza all'esterno del corpo ha la stessa espressione che se l'intero corpo fosse concentrato nel suo centro. Questo nel caso di geometria semplice come una sfera. Altrimenti, se ho corpi di dimensioni strane, come lo sono per esempio molti asteroidi, i due satelliti di Marte per esempio hanno una forma piuttosto strana, allora per calcolare la forza netta tra due oggetti di forma strana vicini, cioè non puntiformi,
conoscere l'andamento della densità in ogni punto e immaginare ogni particella che forma il primo corpo e ogni particella che forma il secondo, calcolare la forza tra questi due e sommare l'intera forza. Ok? Quindi un compito dal punto di vista del calcolo piuttosto complesso, lo fa un computer, ormai lo fa costruire un bel computer. Quindi noi considereremo sempre questo. Nel caso semplice usiamo questa idea, okay? Che se il corpo è sferico e se è omogeneo, all'esterno dell'oggetto la forza va come se tutta la massa fosse concentrata nel punto. Questo è un teorema che si può dimostrare, il teorema di Birkhoff, l'ha dimostrato Newton a suo tempo, ed è una cosa che è importante. Okay? Comunque attenzione alla dicitura, questa relazione vale tra corpi puntiformi, non è una cosa di secondaria importanza. Ok? Con la legge di gravitazione universale più i tre principi della dinamica, Newton riesce a interpretare le tre leggi di Keplero. La prima legge si muove i pianeti. La prima legge dice che i pianeti percorrono orbite che sono delle ellissi, il Sole e il pianeta, con il Sole in uno dei fuochi. Quindi orbite ellittiche. Nella seconda, se volete, la circonferenza è un caso speciale di ellisse, come abbiamo visto a suo tempo quando abbiamo studiato l'ellisse in geometria analitica. La seconda legge dice come viene percorsa questa orbita e dice che se considero, fatemela ritracciare qui, qui c'è il Sole, l'orbita del pianeta, se considero il segmento che congiunge Sole e pianeta e considero un certo intervallo di tempo, l'area coperta da questo raggio, dal raggio vettore Sole pianeta, è proporzionale ai tempi di percorrenza, cioè aree uguali in tempi uguali. Questo significa che quando il pianeta è lontano è lento, quando è vicino è molto più veloce perché deve fare un tratto più lungo per coprire la stessa area. Certo. La prima legge di Keplero riguarda la forma dell'orbita, si tratta di ellissi. La seconda legge dice come viene percorsa l'orbita. La velocità non è costante. Perché? Perché se congiungo il Sole e il pianeta, questo raggio, questo segmento, copre nell'arco del tempo aree diverse. E la quantità di area coperta è proporzionale a quanto tempo passa. Quindi aree uguali in tempi uguali. Questo significa che più quando il pianeta è vicino al Sole è più veloce, quando è lontano più lento. Ok? Tutto chiaro? Bene. La terza legge, mentre le prime due leggi riguardano la stessa, l'orbita di un pianeta, la terza confronta orbite di pianeti diversi. Quindi se ho, qui c'è il Sole, una prima orbita, pianeta 1, qui c'è un'altra orbita, pianeta 2, accade che se considero R come il raggio medio dell'orbita, oppure se preferite il semiasse maggiore dell'orbita, il cubo di questo numero, questo elevato alla terza, è proporzionale al quadrato dei tempi orbitali, cioè del periodo necessario compiere un'intera orbita. Quindi più lontano è il pianeta, più lento si muove. Quindi questo cosa significa? Significa che le orbite planetarie non sono quelle che ci aspetteremmo se fosse un corpo rigido, con una velocità diversa. Dimmi. Ma allora, se un pianeta è più lontano,
lontano, si muove più lentamente. Però nella seconda sono pianeti più vicini. No, attenzione, queste grandezze riguardano l'intera orbita. Queste grandezze riguardano porzioni di orbita. Okay? Qui i tempi non sono i tempi orbitali, sono il tempo necessario a fare una certa quantità di aree. Questo tempo invece è il tempo necessario a completare un'orbita, il periodo orbitale. Prego? Sì, quindi T è periodo. Quindi T è il periodo orbitale, sì. R, se preferite, è segnarsi maggiore dell'orbita o se volete il raggio medio dell'orbita. Se prendo una orbita, qui c'è un sole, un tesoro, qui c'è il pianeta, ok? Questo è il semiasse maggiore dell'orbita, ok? E questo è l'altro, quindi questo è il semiasse minore, questo è il semiasse maggiore, se volete, oppure il raggio medio, distanza media del segmento sul pianeta, ok? E il periodo, cioè il tempo necessario dato un punto a tornare in quel punto, quindi fa una misura completa, se prendo il cubo del raggio medio e il quadrato del tempo necessario a fare l'orbita, questi due numeri stanno nella stessa proporzione per tutti i pianeti. Se faccio questo rapporto, questa è costante per tutti i pianeti. Tutti i pianeti danno lo stesso risultato. E quello dipende dalla massa del Sole. Ok? Attenzione alla differenza tra le tre leggi. Le prime due riguardano orbite di ogni singolo pianeta, la terza confronta orbite diverse. Ok? Tutte queste tre si spiegano applicando la legge di rotazione universale ai principi della dinamica. Cioè, se prendo il pianeta, questo è soggetto alla forza gravitazionale, se utilizzo, per capirci, F uguale M per A, ottengo queste, un'orbita che ha queste caratteristiche, cosa non banale. Ok, non solo, ma se applico la stessa legge a ciò che si muove sulla Terra, ottengo G. G piccolo, vedendo G, 9,81 metri al secondo quadrato. Se applico questa equazione con il principio della dinamica a una cosa che si muove sulla superficie terrestre, posso ottenere questa. Oppure di converso, se questo lo misuro, posso calcolare la massa della Terra, come abbiamo visto nel diapositivo. Esercizi. Posso cancellare? Questo me lo tengo. Andiamo a pagina 407 e esercizio numero 4. Dice, la distanza tra la Terra e il Sole, la distanza media, Sole-Terra, è 150 milioni di chilometri, quindi 1,5 per 10 alla 11 metri. Questo è il raggio medio dell'orbita terrestre. E il periodo dell'orbita, quant'è il periodo dell'orbita terrestre? 365. È un anno, 365 giorni. In realtà, 1,26. D sta per giorni, dies in latino. Ok? Invece, 1,26 qua mi dà. Invece, questo è della Terra. Della Terra, più della Terra. Invece, il raggio, scusami, il periodo orbitale di Saturno,
760 giorni. 10760 giorni. Qual è il raggio medio dell'orbita di Saturno? Ma quindi ci sono il Sole o Saturno? Esso Saturno. Fatto bene a dire. S è il Sole, facciamo così, qui c'è la Terra, qui c'è Saturno. Qual è questo? È R della Terra, questo è R di Saturno. Quanto vale questo numero? È la terza legge. Certo, devo utilizzare la terza legge di Kepler. Perché è l'unica che mette in confronto orbite diverse. È l'unica legge che mi permette di comparare orbite diverse. So che il periodo orbitale e il cubo del raggio medio sono proporzionali. Quindi questo significa che se prendo il rapporto tra il raggio della di Saturno fratto il raggio della Terra al cubo, ottengo lo stesso numero che se prendo il periodo orbitale di Saturno diviso quello della Terra al quadrato. Questo significa dire che il cubo del raggio è proporzionale al quadrato dei tempi. Okay. Da cui per avere il raggio di Saturno devo prendere la radice cubica, quindi ho il raggio di Saturno è uguale al raggio della Terra per la radice cubica del quadrato del rapporto dei tempi. O se preferite, Sì. Quindi nel caso nostro avremo 1.5 per 10 alla 11 metri per la radice cubica del quadrato di 10.760 fratto 365,26 al quadrato. E otteniamo, non so se provate il mio calcolatore, provate anche voi a fare il calcolo. Fatemi controllare se ho fatto i calcoli giusti. Quindi per scrivere in modo scientifico dovremmo abbassare questo 1.4 per 10 alla 12. Vedete che il periodo orbitale è maggiore, quindi il periodo in orbita più lenta, distanza maggiore. Diciamo che R è la terza direttamente proporzionale, che è la seconda, cioè lo possiamo prendere come
sempre. Attenzione, questo è per i pianeti del sistema solare. Se io confronto l'orbita, per esempio, che ne so, della Terra attorno al Sole e di un satellite di Giove attorno a Giove, i rapporti non sono gli stessi. D'accordo? Questo è relativo a un sistema gravitazionale, quindi tutti i pianeti del sistema solare hanno lo stesso rapporto. Adesso vediamo il perché c'è questa distinzione. Questo possiamo anche scriverlo in questo modo. Anziché proporzionale, possiamo mettere una costante per T, ma questa costante dipende dal sistema stellare in questione. Se io prendo un'altra stella, se prendo Sirio, che è un'altra stella vicino a Alfa Centauri, adesso si sono scoperti circa un migliaio di sistemi planetari esterni alla Terra, se la stella è diversa, questa costante è diversa. Continua a valere la legge, ma questo numero non è lo stesso. Quindi se confronto sistemi stellari diversi, devo calcolare quelle in modo corretto. Perché? Posso cancellare? Perché? È il raggio dell'orbita di Saturno, 9 volte e mezza quello terrestre. Prego. Posso cancellare? Sì. Perfetto. Attenzione. Interpretiamo la terza legge di Keplero. Cioè vediamo che cosa c'è qua dentro. Ok? Allora, per farci le cose un pochino più semplici. Dimmi caro. Ma c'è scritto raggio della terza quale K sotto. KS, K del Sole. O del sistema stellare che hai sotto mano. Supponiamo che l'orbita sia circolare. E qui c'è il nostro pianeta, la Terra, per esempio. Ok? Allora la Terra sta nell'orbita nella quale si trova perché è soggetta a una forza che è la forza gravitazionale. Vale G, massa del Sole per massa della Terra diviso il raggio dell'orbita terrestre al quadrato. Un istante, una cosa alla volta. Questa è la forza con cui il Sole attrae la Terra. Ok? Non ho messo il meno perché mi interessa l'intensità della forza. D'accordo? R, questo R, è il raggio medio dell'orbita. Questa forza gioca il ruolo di forza centripeta. Quindi è data da massa della Terra per la velocità della Terra al quadrato diviso il raggio dell'orbita, l'accelerazione centripeta di un qualsiasi moto circolare. Ok? Se adesso consideriamo questa relazione, vedete bene che la massa della Terra si semplifica. L'ho appena detto, sto considerando l'intensità della forza, non mi interessa la direzione. Il fatto che la massa della Terra si semplifica è quello che è la causa del fatto che questa non dipende dal pianeta. Se qui ci mettessi un altro pianeta, okay, il rapporto delle due masse andrebbe via lo stesso. Perché apparirebbe una volta più la stessa massa e quindi si semplifica. Ok? Se l'orbita è circolare, V è 2 pi greco R diviso T periodo orbitale. Nel moto circolare la velocità media è la lunghezza dell'orbita diviso il periodo. Quindi ho G, massa del Sole, raggio dell'orbita al quadrato, che vale 1 su R, la velocità della striscia, 2 pi greco R, su T alla seconda. Cioè, questa formula qua sarebbe, se fosse
Sì, la approssimiamo in modo circolare. E quindi cioè noi lo facciamo anche se troviamo un problema, la facciamo anche noi. Sì, non si degrada di trattare ogni delitto. No. Assumiamo il modo circolare, oppure se vuoi, questo è il raggio medio della vita. In che senso IL? Uno fra due R. R è il denominatore. Ok? Sviluppo il quadrato. Fatemi risparmiare un po' di gesto. Qui c'è un 4, qui è il quadro, R quadro, R quadro. No, proprio il quadro, non passato. Va bene. Allora scrivo qui a fianco, posso? Sì, 4, pi greco alla seconda, r alla seconda, pi alla seconda, ho sviluppato il quadrato. Ok? R è la seconda, va via, semplifico un r. Che cosa mi rimane? A sinistra ho sempre massa tensore diviso raggio alla terza. A destra che cos'ho? 4 pi greco al quadrato, r diviso pi al quadrato. Ok, si chiama algebra, inventate gli arabi. Se moltiplico per R la terza, destra e la seconda, scusate. Moltiplichiamo per R quadro a destra e a sinistra. Qui ottengo G, massa del sole, per 4 pi greco quadro R alla terza, diviso P alla seconda. Adesso divido per 4 pi greco quadro. E ottengo G. Massa del sole diviso 4 pi greco alla seconda che vale. Ecco interpretata la terza legge di Keplero. No, questo sarà troppo spiegare. Certo. Quindi ma, quando siete pronti? Scusi, la parte a sinistra. Mi scuso. Era la seconda per G. Sarebbe la continuazione della seconda destra. Certo. Da qui a qui a qui. Ho la bagna è piccola e mezzo. Ripeto, prendiamo l'orbita terrestre, ok? Però in realtà con qualsiasi pianeta funziona. Supponiamo che l'orbita sia approssimabile a una circonferenza. D'accordo? Caso più semplice. R è il raggio della mia circonferenza e T è il periodo orbitale. Perché il pianeta segue quest'orbita? Perché è soggetto alla forza di gravitazione universale. G, massa del Sole, massa della Terra, diviso il raggio dell'orbita al quadrato. Ma questa forza in realtà è anche una forza centripeta, perché il mondo è circolare. Quindi è uguale a massa della Terra per l'accelerazione centripeta, V quadro su R. Ma se il mondo è circolare, V è 2 pi greco R su T. Sostituendo, ottengo che ho, quindi la massa della Terra, G massa del Sole su R alla seconda vale 1 su R per V quadro. Al posto di V quadro metto la sua espressione e con due passaggi arrivo a vedere che il rapporto tra R cubo e V quadro non dipende dal pianeta. Qui dentro del pianeta non c'è niente. C'è G che vale per tutto l'universo lo stesso valore. La massa del Sole 4 pi greco a seconda, quindi questa grandezza è la stessa per tutti i pianeti, ma del sistema solare. Perché se io cambio la sorgente della forza gravitazionale, che è il Sole, allora questo numero cambia. Se io considero Giove, per esempio, e i suoi satelliti, qui dovrò mettere la massa di Giove. I satelliti di Giove o di Saturno, se preferite, Saturno ne ha una settantina di satelliti. Se voglio sapere il rapporto tra il raggio medio dell'orbita del satellite di Saturno e il periodo dell'orbita di quel satellite, devo mettere la massa di Saturno, quindi non quella del Sole. Quindi questa costante, la nostra Ks, dipende dal sistema gravitazionale considerato. Okay? Se cambia la stella, cambia quella forza. Però in quel sistema stellare è la stessa per tutti i pianeti di quel sistema, perché non dipende dal pianeta. Ok?
Storicamente è stato fatto il percorso inverso, cioè utilizzando questa legge, il fatto che questo numero è lo stesso per tutti i pianeti, all'inverso si riesce a costruire il fatto che la forza va come l'inverso del quadrato della distanza. Questo, se questo non fosse vero, non sarebbe vero neanche questo e viceversa. Se io volessi calcolare la Luna, la massa della Terra. Sì, però il sistema Terra non è un sistema con un solo satellite, cioè non c'è gusto. Ne abbiamo uno solo. Se la Terra avesse avuto più satelliti, allora potremmo fare, vedendo qui, la massa della Terra. E se tu calcoli il rapporto raggio della Luna, periodo dell'orbita lunare, qui ti va la massa della Terra, questa legge funziona. Cancello? Sì, vediamo un altro esercizio legato alla gravitazione universale. Prendiamo per esempio questo, il numero 16. A pagina 408. L'esercizio dice: la distanza media tra la Terra e la Luna, vale 3.800 km, circa 3,84 per 10 alla 8 metri. Okay. Supponi che i due corpi siano puntiformi, quindi qui c'è la Terra, qui c'è la Luna, questa è la loro distanza. Qual è la forza con cui la Luna attrae la Terra e viceversa? Qual è la forza che agisce sulla Terra dovuta alla gravitazione terrestre? Beh, io non faccio altro che utilizzare la legge di gravitazione universale, questa è G, come intensità, quindi se non metto il vettore, quindi non metto il meno, massa della Terra, massa della Luna, raggio medio Terra Luna al quadrato. Ok?
mi servono i dati, la massa della Terra è circa 5.97, mi pare. 976 per 10 alla 24 kg. La massa della Luna. Questi dati li dà il libro. Certo, in ogni caso se riservano durante la verifica di nuovo. La massa della Luna è 7,35 per 10 alla 22 kg. Devo controllare se... E il raggio trollato. Quindi la forza vale G 6,67 per 10 alla meno 11 newton metro al secondo chilogrammi al quadrato, per massa della Terra 5,96 per 10 alla 24 kg, per massa della Luna 7,35 per 10 alla 22 kg diviso 3,84 per 10 alla 8 metri al quadrato. Adesso viene il bello, come si fanno i calcoli in questi casi? Allora, consiglio che i studenti non seguono mai, ma non ve lo do lo stesso. Prima ci occupiamo dei coefficienti, cioè di questi numeri. Ok? Rispettando le potenze e il fatto che siano ovviamente al numeratore o al denominatore. Quindi, sulla calcolatrice, fatemi scrivere, vedete se scrivo qui. Sulla calcolatrice cosa scrivo? Scrivo 6,67 per 5,96 per, il ferro faccio con l'asterisco così è chiaro, per 7,35. Dopodiché diviso 3,84 alla seconda. Perché? Perché sta dentro la parentesi al quadrato. Ok? E vedo cosa ottengo. Per favore fatelo anche voi. Per 5,96 per 7,35 diviso e viene 19,815. Ok? Quindi quando scrivo la forza comincio a scrivere questo numero. Per che cosa? La potenza di 10 che mi serve. 10 alla che cosa? Perché io ho meno 11 più 24 più 22 e qui ho meno 16 perché 8 l'ho moltiplicato per 2, perché questo 10 alla 8 è al quadrato, è certo, 2 per 8 è 16 e al denominatore. Quindi va tolto, va cambiato il segno. Ok? Adesso ci occupiamo di questo, ripeto, quindi ho meno 11 più 24 più 22 meno 16, 19. Posso cancellare? E infine controllo l'unità di misura. Perché se non mi vengono newton vedo che ho sbagliato qualcosa. Allora, metri al quadrato va via con questi metri, qui c'è un metro alla seconda, vanno via con questi. Chilogrammi al quadrato va via con questi due chilogrammi, mi rimane newton, che è corretto, la forza è in newton. Qui ho un numero più grande di 9, non è scritto in notazione scientifica. Questo divido per 10, questo moltiplico per 10. Quindi ho 1,9815 per 10 alla 20 newton.
No, dovete scriverlo così. La risposta è questa, anche perché se confrontate il libro sarà questa. Se guardate questo dite è sbagliato, invece non è sbagliato. Scrivere il ferro con l'asterisco pure. Questo è sempre che trovate sulla calcolatrice. Ma perché bisogna mettere, cioè bisogna fare il numero della... Prego? Perché è 1,9 non so dare 119? Perché non è scritto in notazione scientifica. Perché se tu vai dal frutti vendolo e dici mi dia due libbre di arance, lui ti tira qualcosa dietro. Perché qui si usano i chilogrammi, anche se la domanda è lecita. Se tu vai dal benzinaio e dici messimi 4 galloni di benzina nella macchina, lui ti corre dietro con un bastone, giustamente. Bene, sta per suonare la campanella. Un'altra domanda? Provate a fare altri esercizi, se avete difficoltà la prossima volta ne discutiamo insieme. Ok? Bene.